prima cena, senza zicchi e pane all'aglio. Stanotte neanche i vampiri. Feta, sesamo e miele. Che meraviglia, ragazzi. E questi funghi che cosa sono? Che cosa sono? Scusa, ma questa vuoi? Sì. Subito. Ehi, invece è bella questa cipollata. La mamma, dai. Colazione greca. Rotolino, non so come si chiama, con la cannella e lo zucchero. Ovviamente freddo cappuccino con cannella. E questo è un dolce ripieno di crema calda. Che niente, sono mangio. Buonissimo. Ma è nuova così. Non li facciamo raffreddare. Quei pomodori. Amo, te l'avevo detto di non venire qua a fare colazione. Perché? Perché costa. Pizza? Com'è? Buona? Sono fermati a bere un drink, io e il mio solito whisky sour, e qui un Paloma. Questo è un croissant normale di 70 grammi, questo è un croissant gigante di 250 grammi con la Nutella locale, mamma mia, questo è il latte di capra. Quello che adoro dalla Grecia è il bicchiere ghiacciato, birra ghiacciata, metti in Italia, ma dovrebbe essere il bicchiere, c'è già riscaldato e poi la birra, questo è polpo all'aceto. Questo è l'hummus di ceci. Forze speciali e pastizio. Questa torta d'arancia congelato è qualcosa di meraviglioso. Provatela se venite in Grecia. Taki e dolcetto finale, rigorosamente offerto. È una bomba. Scarsità di prodotti del Banco Salumeria. Stamattina se ne è venuta la protesi. Mamma! Che fai, te la mangi? Che schifo! È uscito lui. Aspetta! Sanno! Polpette di zucchine alla menta con allumi, meravigliose. Spaghetti ai frutti di mare, sembrano buoni. Mo, direi che ti è piaciuto. Venerdì mangiamo pesce, alici marinate, pita bread. Il polpo all'aceto è qualcosa di meraviglioso. Si scioglie. Funghi alla creme, altra pita. Mocozza all'aglio e una bella orata con riso e patatine. Alla fine si ritorna sempre dove si è stati bene e si mangiano le stesse cose. Torta all'arancia, buonissima, con il gelato alla vaniglia.